Questo è sempre un posto che fa venire l'uccello abbastanza duro. Sì, eh? Sì. Molto bene. Fantastico direi. Nonostante la pioggia. Ragazzi, buongiorno e bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è giovedì 15 luglio 2021, sono circa le 9:10 e siamo sul lago di Braies, che potete riconoscere alle nostre spalle. Posticino così tranquillo, dai. Posto tranquillo. Uno di tanti. Esatto. Poi ovviamente la pioggia non poteva mancare anche oggi. Che vuoi fare? Che vuoi Sei fare? Qua, è pagata la pioggia, è gratis. L'ho pagata. Comunque, nonostante la pioggia, il lago è sempre fantastico. Sì, guardate là sulle nuvole. Sì, con queste nuvole basse, veramente, veramente tanta roba. Sì. Molto bene, direbbe il mio amico Max Whetstone. E questo è il panorama che si gode dal lago di Braies nonostante la pioggia. Siamo sul lago di Misurina, come potete vedere. Adesso è il 15 luglio, non si pretende il sole a pompa, ma almeno smettesse di piovere un attimino. Nonostante ciò, il posto è fantastico. La strada è un po' rovinata salendo su, si deve andare piano, però il posto è veramente bello. E nonostante non ci sia il sole, anche i colori sono molto belli. Queste nuvole basse ci accompagnano ovunque. Bello, bello, bello. Passo Tre Croci, 1800 metri. 15 luglio, ci sono 7 gradi. 7 gradi. Molto bene, molto, molto fresco direi. Molto bene. Molto fresco. Siamo al passo delle Tre Croci. 1810 metri e ci sono circa 7 gradi. Ma questi che sono i famosi cavalli di razza? Cavalli del passo delle Tre Croci. Delle tre? Passo Tre Croci. Molto bene. 1810 metri. 7 gradi, acqua, nebbia. Novembre. Manca nulla. Che novembre? Sicché, come dite voi. Però colori anche di sassi lassù. Ti garba. Che sassi sono? Sassi delle Tre Croci, questo è Dolomiti, questo è nel Parco delle Dolomiti. È tanta roba qua. Peccato che sto tempo del cazzo, se no il 15 luglio siamo gli unici, penso, in tutta Italia a trovare brutto. Però lì vedi che è un po' aperto. Magari con una botta di culo, ma io non dico che, non pretendo caldo e sole. Già se smettesse di piovere, per levarsi anche sta roba, dai. È proprio fare 13 qua, o no? È grasso che cola. Continuiamo. Andiamo, dai. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but it's because molto bene. Credevo non esistesse più il sole, Massi. In maniera inattesa abbiamo trovato un bel sole sul passo Giau. Fantastico. Mentre salivamo c'era la pioggia, ma poi si è alternato al sole e quindi è semplicemente fantastico. Bello, bello, bello. Ci sono 7-8 gradi, un posto fantastico con il sole. Max, com'è? Molto molto bene. Finalmente il sole, non ci si crede, non ci si crede. Passo Giau, comunque 8 gradi, è stupenda, la situazione è stupenda.
passo di Staulanza, 1775 metri, poco traffico, adesso sta passando la macchina, ma tutto sommato c'è poco movimento, nessuno. Lo scenario, neanche a dirlo, è fantastico, strepitoso, guardate le spalle di Max, che roba è? Bellissimo. Verde a gogo, strada perfetta. 10 gradi! E c'è il sole, fantastico. Molto bene. Fantastico, molto bene. Quindi dopo il Giau, Staulanza. Siamo fermati in questo posticino, niente male, e dice che Massi qui farà qualcosa. Adesso vi farò vedere un twist che all'acqua fan se lo sognano intanto, capito? Molto bene, capito? Lascia fare. Dopo il Giau, passo di Staulanza, come vi abbiamo detto. Qui sopra c'è un twist che è semplicemente spettacolare. C'è un falchetto, eh? Ah, sì, sì, qualcosa là? Sì, sì. Ostia. E poi c'è una splendida area di sosta, fantastico. Ma adesso proseguiamo e c'è ancora tanta, tanta roba da vedere. Nel frattempo ci ha graziato, quindi il tempo, quindi ci siamo svestiti. Siamo spogliati, dai, speriamo di fantastico. Poter andare avanti così. Go! A me è piaciuto molto Passo Durante. Questo è stato veramente bello. All'inizio stretta, strada piccola, però asfalto buono, asfalto ottimo, ma poi c'è una pace, come se ci fosse proprio pace in sto posto qua. Veramente mi è piaciuto molto. Guarda che belle mucche. Passo Durante, 1600 metri. La strada inizialmente sale molto, cioè molto stretta, il limite è 30 all'ora, le curve tante sono coperte, però l'asfalto è ottimo. Ottimo. Poi si apre, si allarga un po' di più e si arriva in questo posto fantastico. Veramente, è veramente bello, eh? Veramente bello, sì. Riservato per... fantastico sta roba qua. Questa avrebbe voglia anche di farsi... è elettrificata sta cosa qua. Ah sì, avrebbe voglia di farsi accarezzare, ma... La cosa che è simpatica è che stanno sotto il porticato, probabilmente ci ha piovuto fino a poco fa. Può darsi. Meraviglia. Guarda questa come si avvicina. Pure quell'altra. Guardali. Invece di spaventarsi. Non è che questa è abbastanza. Con un passo un po' felpato. Passo Durante. Alta qualità, bello, mi è piaciuto. Adesso passo Cereda. Il meteo 18 gradi. Ci sta graziando. Ciao. Da Passo Duran, che la strada è particolarmente bella, vero? Poi in alcuni tratti l'asfalto è nuovo, lo stanno appena rifacendo. Perfetto. Abbiamo avuto un po' di... Sì. C'è stato qualche problemino con quelli che gestivano l'asfalto. Sì. Che c'erano fuori. Prima ci hanno fatto passare da una parte, poi dall'altra. No, di qua dov'è? No, di là sì. Su, giù, tornate indietro. Via, pronti. Passo Cereda. Passo Cereda, 1369 metri, 15 gradi e il meteo è fantastico. Si sta bene. Si sta bene. Molto sono bene. L'una e mezza circa, 13.30 sì. Circa. Siamo divinamente sulla tabella di marcia. Ottimo e abbondante. E questo è il panorama su Passo Cereda. Sembra uscito da un film, una roba del genere. Sì. Comunque dal Veneto, perché prima eravamo in Veneto, siamo rientrati in Trentino. Trentino. Molto bene, come direbbe... Parecchio bene, lascia fare. Lascia fare. Sono le... 14:15 circa, siamo a Primiero di San Martino di Castrozza, pausa gelato, proprio il Duran Cereda, adesso un gelato e poi via, Passo Rolle, il tempo è ottimo, il tempo è perfetto, speriamo tenga, traffico inesistente. Tanti lavori, beh, tanti no. Cantieri. O stanno arrivando i soldi dall'Europa, i nostri debiti che arrivano. Può e essere. Quelli sono debiti, non è che te li regalano i soldi. Vero?
Comunque. Chi si penserà ai debiti? Perché se uno ha debiti dicono che ti pregano la salute. Quindi più debiti hai e più salute hai. Sperano che tu abbia sempre lavoro, salute e lavoro per poter pagare, eh? Molto bene! Sono le 15:20, siamo a Passo Rolle. Molto bene. Decisamente. Adesso è uscito un sole stupendo in questo istante. Ora? Sì, 10 gradi, siamo a circa poco meno di 2000 metri, 1970 mi pare. Sì. Fantastico, di là c'è un po' più coperto, come potete vedere, c'è qualche nuvoletta, ma... Strada stupenda. Sì, ma tutto roba da contratto, Sì. Assolutamente. Scenari stupendi. Adesso proseguiamo, altrimenti di sto passo... Si arriva alle 9. Esatto. Pazienza. Tanto abbiamo la cucina fai da noi. Si può mangiare anche alle 10. Le ultime parole famose. Non ci fermiamo più. Andiamo dritti per la nostra strada. Come fai a non fermarti qua? Muro di legno. Fare una foto così. Ci sono giusto due tronchi... Giusto due ce ne stanno. Continuare quello perché... Boom, dai. Andiamo. Torniamo in sella, se no non arriviamo più veramente. Va bene. Passo di Pramadiccio. Oh, niente che non va. Si dicesse che i possessori di GS ci vanno solo al bar. O meno meno che tutti, sottolineo tutti, i possessori di GS ci vanno solo al bar. No. Che da stamattina un bar solo ha visto, quello del gelato. Uno. Uno, è vero. Uno. Un solo bar. Parecchi chilometri. Parecchi chilometri, sì. Si prosegue verso Passo di Lavazze. Non male. Ma non è ancora finita la strada, ci sono ancora 150 km prima di arrivare. Santa Margherita Ligure. Go! Passo di Lavazze. Ahimè, su questo passo sono fortemente tangibili i segni dell'uragano che anni fa devastò praticamente ettari di foresta. La strada in compenso è stupenda. Allora Max, Passo di Lavazze, ti è piaciuto? Passo di Lavazze è una meraviglia, peccato per questo uragano che ha spazzato. Sì, ha massacrato. È spettrale lo scenario. Sì, 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 no. Veramente brutto. E tu lo guardi, lo vedi adesso che è abbastanza ordinato, cioè la legna è stata tagliata, ma quando successe devastò tutto quanto. Lo stesso uragano che ha devastato anche intorno al lago di Carezza, la stessa roba. Sì. Comunque tutto molto bello, Massi. Strada fantastica. Sì. L'asfalto è semplicemente superlativo. Adesso da qui ritorniamo sotto, rifacciamo questi piccoli pochi 3-4 km e proseguiamo per il nostro giro, perché molto altrimenti bene. Di qua torniamo, no, di andiamo dalla parte opposta. No. Stavamo giusto ragionando sul da farsi quando l'occhio mi è caduto sul contachilometri, 141.000. Go! Dopo i passi che sono finiti, perché praticamente siamo discesi a valle, ci siamo fatti l'altopiano della Paganella. È una strada pazzesca. No. Mi sono dopo la buttata alla patente se ti ferma. Mi sono goduto. Mi sono goduto. Non l'ho tirata, insomma. Vabbè, in salita gliel'ho date un po'. Questa strada. Sì, speriamo che non sono i verbi, non credo. No, c'era nulla. Comunque, tutto libero. Rifornimento per stasera l'abbiamo fatto. Sì.
Quindi anche se arrivassimo in albergo con qualche minuto di ritardo, problemi non ce n'è. No. Comunque siamo a una settantina di chilometri dall'albergo. Allineate coperti. A posto. Questo è il lago di Molveno. Nel frattempo ovviamente tu pensavi di non prendere acqua neanche stasera. Abbiamo presa, te l'avevo detto nel supermercato. Due gocce, dai. Sì, ma due gocce per ora. Lago di Molveno. Tanta roba, E siamo in estremo ritardo rispetto alla tabella di marcia. Sì. Tanto abbiamo tutto a bordo, ce n'è fotto. Passo del Ballino. Ballino. Ultimo? Possiamo dire che è l'ultimo passo di oggi? Penso proprio di sì, vista l'ora. Basta. Vista l'ora posso, penso, siamo anche perché siamo a 15 km più o meno dall'albergo. E quindi, bene. Ci può stare. Perché domani tra l'altro è l'ultimo giorno che stiamo insieme, ma ci sarà anche lì scorpacciata di chilometri a gogo. Molto bene. Tenete conto che stamattina siamo in moto dalle 8.30 sì. Circa sono le 19:10 circa, facciamo 11 ore totali e siamo scesi dalla moto soltanto quando ci avete visto mangiare il gelato, ecco, giusto per farvi sì. Il resto siamo stati sempre in sella. Abbiamo un lungo menù. Passo del Ballino è l'ultimo di oggi. Adesso direzione albergo. C'era anche la piscina all'albergo di stasera, ma niente. Visto le condizioni del tempo, credo che non ce la godremo. Ci mettiamo a spentolare. Ragazzi, stasera siamo andati decisamente lunghi, come si suol dire. Sono passate le 22, abbiamo cenato, ci siamo bevuti un caffè, siamo rincasati che erano le 20 circa. Anche qualcosa in più. Sì, erano le 7:30 circa. Strepitosa. Siamo passati lì, c'era un raggio di sole, perché stasera stranamente non abbiamo concluso con l'acqua, siamo arrivati asciutti. E lì con quel raggio di sole sul castello di Arco, come si fa? Quindi abbiamo fatto tardissimo. Il tempo ci siamo fatti una doccia, abbiamo cenato e vi diamo appuntamento a domani, che è l'ultimo giorno praticamente di questi 5 giorni. Dal lago di Garda arriveremo vicino Pavia, dove abito io, e mostrerò a Massimo un po' di passi che abbiamo qui in Lombardia. Un po' di roba alla zitta, eh? umba. E quindi domani si prevede un'altra giornata che praticamente si parte la mattina e si arriva la sera. Maria. Ciao, a domani.